Le proiezioni parallele o cilindriche fanno parte delle tecniche di rappresentazione della geometria descrittiva. Siamo nel caso in cui i raggi proiettanti sono paralleli tra loro e di conseguenza hanno in comune il punto improprio C. A seconda della posizione relativa tra i raggi proiettanti, il piano di sezione e l'oggetto da rappresentare, i tipi di rappresentazione si differenziano ulteriormente in proiezioni ortogonali o proiezioni assonometriche. Perché è importante conoscere queste caratteristiche? Perché nel test viene chiesto di riconoscere i tipi di rappresentazione o di completare la rappresentazione di un oggetto con una delle viste rappresentate. Se i raggi proiettanti sono perpendicolari al piano di sezione, che d'ora in avanti chiameremo piano di quadro o solo quadro, e l'oggetto è allineato al quadro, ci troveremo nel caso delle proiezioni ortogonali. Nella rappresentazione classica, quando si parla di proiezioni ortogonali, vengono disegnate almeno due viste dell'oggetto. Si parla infatti del metodo della doppia proiezione ortogonale di Monge. Questo perché? Perché attraverso la doppia proiezione si può definire con precisione la posizione di un punto nello spazio. Se avessimo una sola proiezione, non sapremmo mai esattamente dove questo punto è posizionato nello spazio. Nel metodo classico delle proiezioni ortogonali, si usa utilizzare anche una terza proiezione. Il foglio da disegno, che rappresenta la porzione di spazio all'interno del quale è presente l'oggetto da rappresentare, viene svolto sul piano. In questo modo avremo rappresentato l'oggetto da tre punti di vista. La vista dall'alto sul piano orizzontale, la vista frontale sul piano verticale e la vista laterale sul piano laterale. Queste viste in ambito architettonico sono chiamate pianta, che corrisponde alla vista dall'alto, e prospetto, che corrisponde alla vista frontale o laterale. Nei test ingresso può capitare di dover completare le proiezioni ortogonali di solidi, come in questo caso. Abbiamo la vista dall'alto o pianta di un solido e dobbiamo individuare la vista frontale o prospetto. Cerchiamo quindi di immaginare il tutto nello spazio tridimensionale. Tra le 5 risposte fornite possiamo escludere la C, la D e la E, perché siamo di fronte a un tronco di piramide. Tra la A e la B, che rappresentano due viste dello stesso solido, la risposta giusta sarà la A, perché è posizionata correttamente. Si possono vedere quali sarebbero state le viste dall'alto corrispondenti alle viste frontali proposte. Un'altra richiesta potrebbe essere quella di comprendere la posizione reciproca di due segmenti nello spazio partendo dalle loro proiezioni ortogonali. Anche in questo caso è importante riuscire a immaginare in tridimensione ciò che succede. Nel caso che vediamo nell'immagine, dalla vista dall'alto sembrerebbe che i due segmenti si intersechino. In realtà, se si osserva la vista frontale, si nota che l'immagine dei segmenti appare parallela. Pertanto, tra le risposte fornite e immaginando quello che succede in tridimensione, quella corretta sarà la D. I due segmenti sono sghembi. Passiamo ora alle proiezioni assonometriche, che permettono la rappresentazione della tridimensionalità di un oggetto attraverso una sola immagine. Esse si differenziano in proiezioni assonometriche ortogonali e proiezioni assonometriche oblique, a seconda del modo in cui i raggi proiettanti incidono sul piano. Nel caso delle proiezioni assonometriche ortogonali, i raggi proiettanti sono perpendicolari al quadro. Nella più nota tra le assonometrie ortogonali, l'oggetto, che in questo caso è il nostro cubo, è posizionato con una sua diagonale parallela ai raggi proiettanti. Siamo nel caso dell'assonometria ortogonale isometrica. L'allineamento particolare tra i raggi proiettanti e la diagonale permette di avere un tipo di rappresentazione facile da disegnare.
In questo tipo di proiezione, gli assi dividono l'angolo giro in tre parti uguali. Tra un asse e l'altro c'è un angolo di 120 gradi e le misure vengono riportate su tutti e tre gli assi senza variazione alcuna. Esistono altri due tipi di assonometria ortogonale, con misure e angoli standardizzati, la dimetrica e la trimetrica. Passiamo ora alle rappresentazioni assonometriche oblique. In questo caso i raggi proiettanti sono obliqui rispetto al quadro, ma l'oggetto da rappresentare è allineato al piano di quadro. Due sono le assonometrie più note, l'assonometria obliqua cavaliera e la monometrica, che può venire chiamata anche aerea o planometrica. La differenza tra le due assonometrie è che nella cavaliera il piano di quadro è parallelo alla vista frontale, mentre nella monometrica è parallelo alla vista dall'alto, la pianta, da cui planometrica. Questa condizione di parallelismo fa sì che tra due dei tre assi di riferimento ci siano 90 gradi, e che sul piano definito da questi due assi venga mantenuta la vista ortogonale corrispondente. Vediamo un paio di esempi partendo dall'assonometria obliqua cavaliera. Con il nostro cubo vediamo che la vista frontale della proiezione ortogonale rimane inalterata nell'assonometria. Angoli e misure sono uguali alla realtà e alla proiezione ortogonale corrispondente. Le altre viste, invece, sono distorte. Gli angoli sono 135 gradi e la misura della profondità è dimezzata. Ci troviamo in una situazione simile nell'assonometria obliqua monometrica. In questo caso, però, avremo la vista dall'alto della proiezione ortogonale perfettamente riprodotta nella vista assonometrica. Ciò che cambia è l'altezza. In questo caso, per convenzione, non si dimezza come la profondità della cavaliera, ma si lascia invariata. Questo tipo di assonometria è usata soprattutto nelle rappresentazioni architettoniche, dove la pianta, che rimane inalterata, è la vista principale per comprendere lo spazio. Nel test d'ingresso, le assonometrie sono utilizzate per rappresentare in maniera accurata solidi o oggetti tridimensionali. Anche in questo caso è utile immaginarsi l'oggetto in tridimensione. In alcuni casi verrà richiesto di trovare la vista ortogonale corrispondente partendo proprio da una vista assonometrica, oppure l'opposto. Vediamo ora un esempio. In questo caso abbiamo una proiezione assonometrica ortogonale isometrica di un solido modulare e bisogna capire quali sono le proiezioni ortogonali corrispondenti ai punti di vista indicati dalle frecce. Prima di valutare le possibili risposte, osserviamo il solido immaginando le sue proiezioni ortogonali e cerchiamo di scomporre il problema trovando delle forme semplici e riconoscibili. Sempre immaginando la vista frontale e la vista dall'alto, riconosciamo queste due figure colorate, che a questo punto possiamo cercare di identificare nelle sei proposte. Evidenziamo le due forme in tutte le viste in cui compaiono e, verificando la correttezza delle altre parti, arriviamo a definire che le due corrette sono la 4 e la 5.